Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuerò la serie in cui riassumo la storia orizzontale di Detective Conan in poche parole. Questo video contiene la prima parte della saga di Belmont, mentre negli scorsi video ho parlato della saga di Conan e della saga di Sherry. Se ancora non li avete visti, ve li lascio qua sopra in alto nelle schede. Nel primo episodio di questa serie ho spiegato il suo funzionamento, quindi per maggiori informazioni andatevelo a recuperare. Questo arco narrativo comprende i file da 243 al 487 del manga, gli episodi che vanno dal 179 al 345 della numerazione giapponese. Adesso partiamo con il video. Poco prima della recita scolastica di Ran, lei e Conan vanno a casa del professor Agasa per fare un bagno visto che la doccia nell'agenzia Mori si è rotta. Conan spiega ad Agasa come recentemente il comportamento che Ran ha nei suoi confronti sia cambiato. Ai pensa che Ran abbia scoperto la sua vera identità e sta solo aspettando che lui glielo riveli. Poco dopo ritorna nella sua stanza e vicino al suo computer si vede un floppy disk sporco di sangue. Ha quindi mentito riguardo al fatto di aver perso quello su cui aveva salvato i dati sulla PTX 4869 nell'Aido City Hotel. Il giorno dopo, Conan parte per il campeggio con Agasa e i Detective Boys. Mentre stanno raccogliendo legna, i giovani detective entrano in una grotta e vedono tre uomini che stanno occultando un cadavere. Gli assassini decidono di ucciderli ed iniziano a inseguirli all'interno dei cunicoli. Uno di loro spara un colpo con una pistola che prende Conan nello stomaco, che viene gravemente ferito e verrà operato d'urgenza all'ospedale dopo l'arresto dei criminali. Visto la grande perdita di sangue e la mancanza di disponibilità di quest'ultimo all'ospedale, Ran si offre di donare il suo sangue per salvare la vita. Con grande confidenza afferma di avere lo stesso gruppo sanguigno di Conan. Ai e Conan capiscono quindi che lei sapeva tutto. Dopo l'inizio dell'operazione, Ran aspetta pensierosa nella sala d'attesa, pregando per il recupero di Shinichi. 10 giorni dopo, Conan si è ripreso e sente Ran e Sonoko discutere sull'imminente recita scolastica, mentre visitano il bambino all'ospedale. Sonoko spiega che Araide, che è anche il dottore e l'allenatore di basket della scuola, ha deciso di aiutare con la produzione dello spettacolo, prendendo un ruolo maschile protagonista della recita, ovvero il Cavaliere Nero. Conan è geloso perché la protagonista femminile sarà Ran e nella sceneggiatura i due si dovranno baciare. Eiji visita Conan all'ospedale e quest'ultimo condivide i suoi sospetti riguardo alla scoperta di Ran della sua vera identità. Eiji suggerisce di confessare a Ran la verità e nel volo di ritorno ad Osaka contempla la situazione in cui si trova il suo amico Shinichi. Conan rimane sveglio dai numerosi pensieri che gli passano per la mente e decide che il giorno seguente rivelerà la sua vera identità a Ran, quando nella stanza appare Ai, che punta una pistola in testa a Conan. Era solo uno scherzo e la pistola sparava dei fiori. Ai propone però un ultimatum a Conan per farlo uscire da questa brutta situazione. Flash forward alla recita scolastica, quando il Cavaliere Nero fa la sua apparizione e stringe Ran tra le sue braccia. Tra il pubblico appare però un ragazzo somigliante a Shinichi, che si siede accanto ad un confuso Conan. Mentre Ran e il Cavaliere Nero stanno per baciarsi, un urlo agghiacciante gira la sala. Un uomo collassa a terra senza vita. Sulla scena arriva Megure e il ragazzo che si era seduto vicino a Conan inizia ad indagare. Quando Megure richiede la sua identità, il ragazzo si rivela essere Shinichi Kudo. Tutti rimangono increduli fino a che Kazuha riconosce l'impostore, ovvero Eiji con due trucco in faccia. Le indagini continuano e Megure è convinto che si tratti di un suicidio, quando entra in scena il Cavaliere Nero, che afferma il contrario e rivela la sua vera identità togliendosi l'elmo davanti a tutti. È il vero Shinichi Kudo. Shinichi risolve il caso sotto l'incredulità di Ran e Eiji, visto la presenza di Conan nella stanza. Dopo aver smascherato il colpevole, Shinichi collassa a terra. Il suo corpo sta soffrendo la straziante trasformazione causata da un antidoto temporaneo della PTX, creato da Ai e fornitogli durante la sua visita a Conan all'ospedale. Shinichi attende ormai il suo imminente ritorno nel corpo di un bambino e perde conoscenza. Miracolosamente però, Shinichi si risveglia, mantenendo il suo vero corpo, e inizia a pensare che sia tornato per sempre. Mentre Shinichi si prepara per andare a scuola,
viene rivelato che tutto questo tempo Conan non era altro che Aid travestita, che lo avverte di non mettersi troppo a proprio agio. Nonostante il consiglio di Aid, Shinichi invita Ran ad un appuntamento in un ristorante di lusso, lo stesso in cui suo padre si era proposto a sua madre anni prima. Durante la scena, il presidente di una compagnia muore con un colpo di pistola in testa e in poco tempo Shinichi risolve il caso. Ma poco prima di tornare da Ran, corre in bagno poiché l'effetto dell'antidoto sta per scadere e lì trova Aid pronta a lasciargli l'abbigliamento di Conan. Shinichi ritorna nel corpo di un bambino e corre da una paziente Ran, pronunciandogli le ultime parole che Shinichi voleva dirle. Aspettami. Goro riceve una lettera misteriosa che lo invita ad un ricevimento in una villa sperduta, sulle montagne della prefettura di Nagano. Goro, Ran e Conan giungono nel luogo ed incontrano altri 5 famosi detective, compreso Saguro Akuba, detective liceale proveniente da una ricca famiglia inglese, già apparso nel manga di Kaito Kid, ed una cameriera. Il palazzo è lugubre, ci sono macchie di sangue secco ovunque. All'ora di cena, tutti si recano in sala da pranzo, convocati dal proprietario della villa, che nessuno ha mai visto, e trovano un uomo con il volto coperto che li sta aspettando. Questi chiede loro di cercare il tesoro che lui stesso ha nascosto e annuncia di aver incendiato le automobili ed il ponte che porta alla villa ed interrotto ogni collegamento con l'esterno. I detective sospettano che la lettera abbia qualche legame con Kaito Kid. L'uomo fa servire la cena e racconta ai presenti che, anni prima, durante lo svolgimento di un'asta privata in quello stesso palazzo, gli invitati avevano assunto sostanze stupefacenti. In preda all'euforia collettiva, le persone avevano iniziato a lottare ed 8 di loro erano morti, spiegando le macchie di sangue. In più, il proprietario della villa, Ren Yakarazuma, aveva nascosto nel palazzo un tesoro di inestimabile valore. Uno dei detective prova a togliere il cappuccio all'uomo che parla, ma questo in realtà è un manichino a cui è stato collegato un altoparlante. Chi parla gli avverte che non c'è modo di lasciare la casa e che se vorranno uscire dovranno cercare il tesoro nascosto nell'abitazione. Terminato il racconto, uno dei detective muore per avvelenamento. Utilizzando l'auto della cameriera, 3 persone vanno a controllare che il ponte sia effettivamente crollato. Dopo che 2 di loro sono usciti, l'auto esplode, uccidendo Senma. La cameriera viene tramortita e nel frattempo Goro ed un altro detective trovano alcuni indizi. Tutti i detective sono convinti che l'assassino si trovi tra loro e cominciano ad uccidersi a vicenda. Alla fine, tutti i detective sono morti. L'organizzatore misterioso, però, non ha previsto la presenza di un 7° detective, Conan Edogawa. Viene rivelato che l'artefice di tutto questo è Senma, che ha inscenato la propria morte per agire più liberamente. In realtà, la storia delle sostanze stupefacenti che spiegavano le macchie di sangue è falsa. Ren Yakarazuma sapeva del tesoro e voleva averlo, chiedendo alle persone di cercarlo per lui. Non essendoci riuscito nessuno, Karazuma, essendo un uomo impaziente e senza scrupoli, li uccise tutti, compreso il padre di Senma, che la figlia scoprì solo molto tempo dopo. Così, insieme ad Ogami, il primo detective ucciso, cercò il tesoro, riunendo i detective migliori. Ma, sapendo che Ogami era posseduto come Karazuma, lo avvelenò. In seguito, si scopre che i detective, tranne Ogami, avevano inscenato tutti la loro morte e che il vero tesoro era la villa stessa, che era ricoperta interamente d'oro. Alla fine si scopre anche che Kid si era travestito da Goro per tutta la durata del caso. Ran menziona come nella sua scuola sia arrivata da poco una professoressa di inglese, Jodie St. Emilion, che è diventata popolare in poco tempo tra gli studenti. Subito dopo, Ran, Sonok e Conan incontrano la professoressa in una sala giochi, in cui avverrà un omicidio. Conan indagherà, e Jodie sembra prendere nota della sua intelligenza e delle sue deduzioni. Dopo la risoluzione del caso, Jodie saluta Ran, Sonok e Conan, riferendosi a quest'ultimo come Cool Guy. Nell'epilogo, Jodie telefona a qualcuno, dicendo che ha trovato uno dei suoi obiettivi, che quest'ultimo si presenta a scuola e che lo soprannominerà Rotten Apple, ovvero Mela Marcia.
In un locale, Jean e Vodka incontrano Belmont, che sarà travestita da cameriere. Jean scopre immediatamente il suo travestimento e le chiede se ha trovato quello che cercava e se gli dice di chi si tratta. Belmont risponde però: "A secret makes a woman woman." Un segreto è ciò che rende tale una donna. Intanto, Conan, AI, i giovani detective e Agasa prendono l'autobus per raggiungere una località di montagna. Nell'autobus sono presenti anche la professoressa Jody e il dottor Araide. L'autobus viene però dirottato da due criminali. Nel frattempo, AI si mette il cappuccio e si scambia di posto con Conan, mettendosi vicino alla finestra per non farsi riconoscere, terrorizzata perché sente che uno degli uomini in nero si trova all'interno del bus. Conan viene scoperto ad usare un cellulare. Un dirottatore gli punta una pistola in testa, quando il dottor Araide interviene e si mette tra il bambino e il criminale, dicendo a quest'ultimo di come sia soltanto un bambino curioso e che non si merita di morire. Conan è convinto che nell'ultima fila del bus, tra i passeggeri, si nasconda un complice dei dirottatori. Nel mentre che il dottor Araide e uno dei tre sospetti nell'ultima fila del bus vengono chiamati in prima fila dai dirottatori, Conan chiede a Jody di dargli il suo rossetto, poiché ha un piano in mente. Quando la narrativa cambia e va in terza persona, e Belmont si chiede a cosa possa servire il rossetto, incoraggiando Cool Guy a mostrare la sua magia. Conan riesce a sventare il piano dei dirottatori e identifica il loro complice. Nel mentre che il bus fa una brusca frenata, Jody stende uno dei due dirottatori, dimostrando le sue abilità combattive. Il criminale le chiede chi sia realmente, e Jody risponde: "A secret makes a woman woman." L'autobus sta per esplodere in 30 secondi e tutti evacuano, tranne AI, che rimane al suo interno con l'intento di suicidarsi per rompere ogni legame che Conan e i suoi amici hanno con l'organizzazione. Interviene però Conan, che rompe il vetro del parabrezza, afferra il braccio di AI e si lancia con lei dalla finestra, evitando l'esplosione per pochi istanti. Conan dice ad AI che non deve scappare dal suo destino e le fa evitare l'interrogatorio portandola con una scusa all'ospedale. A fine caso, uno dei passeggeri dell'ultima fila contatta qualcuno via radio e dichiara di non aver trovato l'obiettivo, che continuerà la sua ricerca. Il suo nome è Shui Shakai. Parlando di Shui Shakai, Ran casualmente lo vedrà passeggiare vicino a lei, durante un caso, e si ricorda di averlo già visto da qualche parte, senza ricordare però quando e dove. Durante questo caso finirà il triangolo amoroso citato nello scorso episodio, tra i tre poliziotti, in quanto Sato si renderà conto dei sentimenti che prova per Takagi. Dopo aver assistito ad uno spettacolo al circo, i Detective Boys e Agasa conoscono uno straniero di nome James Black. James afferma di dover incontrare un suo amico dei capelli lunghi. Quando va a prendere l'auto parcheggiata, viene rapito da tre finti poliziotti, perché è scambiato per un'altra persona. Nel mentre che Conan e gli altri cercano di salvare James, passa vicino a loro un'auto con Shui Shakai al suo interno e AI sente immediatamente che qualcosa non va. Conan si accorge della sua presenza, ma mente da AI dicendole che non si è accorto di niente. Grazie all'indizio lasciato da James, Conan e gli altri riescono a salvarlo ed arrestare i rapinatori. Alla fine del caso vediamo James conversare con Shuichi all'interno della sua auto. Durante un caso, Conan, ascoltando le varie testimonianze, crede che lì vicino ci sia Shui Shakai e scopre anche che Ran sembra già conoscerlo. Alla fine però si scoprirà che l'uomo non era Kai. Durante le indagini in un caso, Takagi svela a Conan che qualcuno ha rubato dal commissariato tutti i documenti relativi ai casi risolti da Goro. Tali documenti però sono stati restituiti via posta poco tempo dopo. Inoltre, Takagi aggiunge che chi li ha rubati deve aver colpito lo stesso giorno in cui è avvenuto l'interrogatorio di testimoni del dirottamento del bus. Conan ripensa agli interrogati e i suoi sospetti vanno su Shui Shakai. Risolto il caso, Conan corre a casa da Ran. Conan teme che siano stati quelli dell'organizzazione a rubare il materiale relativo alle indagini di Goro e sospetta che sia costantemente sorvegliato. Arrivato a casa, Conan scopre che i suoi sospetti erano infondati e che Ran sta bene. Conan però non si rende conto che Akai sta veramente sorvegliando l'agenzia.
Ran, durante la lezione di inglese a scuola, cerca di ricordarsi dove ha già visto Akai, e a causa della sua distrazione viene rimproverata da Jody, che la interroga sul significato delle X che ha scritto la lavagna. Ran, imbarazzata, sbaglia a dare la risposta, e Jody la incoraggia dicendole di pensarci per la prossima lezione. Dopo scuola, Conan, Ran, Sonoke e Jody si incontrano in un bar, all'interno di un centro commerciale, in cui quest'ultima interroga Ran, chiedendole se ha notato delle persone sospette che girano vicino a casa sua, ma la conversazione viene interrotta da un improvviso blackout, che causa del panico nel centro commerciale. Conan scopre la vittima di un pugnalamento fatale ed inizia quindi ad investigare. Jody, nuovamente, dimostra un ottimo intelletto, portando Conan, o anzi Cool Kid, sulla giusta direzione per risolvere il caso, facendo riferimento all'America, nello specifico del Pentagono, della Casa Bianca, dell'Ufficio Ovale e dell'FBI. Grazie agli indizi donatoli da Jody, Conan risolve il caso e smaschera il colpevole. Ran riesce a scoprire il significato dietro la X, manda una mail a Shinichi, con XXX alla fine. Jody si è allontanata, dopo aver salutato i ragazzi, ricordandogli di fare attenzione alle persone sospette. Si gira e si chiede se sia arrivato il momento di prendere la mela. A fine caso, vediamo in un buio appartamento Belmont, che scrive un messaggio indirizzato a Jin e che conclude con XXX. Sarà lei a rivelarci il significato dietro la X, che può essere sia un bacio sia un segno di odio, nel mentre che lancia una freccetta contro la fotografia di Sherry, che ha una X marchiata in faccia. Sotto di lei sono poste le foto di Conan e Ran, con i nomi rispettivamente di Cool Guy e Angel, scritti nella fotografia. Conan spiega ad Agasa che i documenti relativi ai casi risolti da Goro sono stati prima rubati e poi restituiti. Conan pensa che sia stata l'organizzazione. Inoltre, Conan raccomanda ad Agasa di non dire nulla ad Ai, per non preoccuparla troppo. Eiji è stato invitato da Agasa per aiutare Conan, e ricordando quello che accadde nel caso di Pisco, in cui quest'ultima era riuscita a non farsi interrogare dalla polizia, grazie ad un aiuto di un complice che si trovava all'hotel con lui, i sospetti dei due ricadono su Chris Vineyard, una giovane attrice che si trovava all'Edo City Hotel e quindi possibile complice di Pisco. Conan chiede ad Agasa di indagare su di lei, fornendogli l'indirizzo di un forum su di lei creato dai suoi fan. Eiji chiede ad Agasa se ci sono delle persone straniere legate a Conan, e Agasa menziona la professoressa Jody. Nonostante l'iniziale disapprovazione di Conan, Eiji e quest'ultimo vanno a casa della professoressa per indagare. Dopo il loro arrivo, Jody si fa attendere qualche minuto prima di aprire la porta e scusarsi con loro per averli fatti aspettare, visto che stava facendo un bagno, invitandoli poi ad entrare. Appena Jody si va a cambiare, Eiji e Conan ne approfittano per indagare nel bagno, ma Jody si accorge di tutto, facendo però finta di niente. Poco dopo i due escono con Jody per andare a cena, quando però il suo vicino cade dal balcone del 20° piano, morendo. I due investigano, e Jody si accorge immediatamente delle grandi capacità deduttive di Eiji, e scatta di nascosto foto di lui e Conan durante le indagini. Ma le azioni di Jody non passano inosservate. Lei viene interrogata da Eiji, che le rivela di aver capito che fa finta di sbagliare la pronuncia giapponese per far abbassare la guardia alle persone. Jody è presa alla sprovvista dalle accuse di Eiji, e dopo che i due si salutano, scopre che Eiji le ha sottratto il rollino. Eiji rivela a Conan che secondo lui, Jody e Chris Vineyard non sono la stessa persona, nonostante le azioni sospette della professoressa, dicendogli che le due non si assomigliano così tanto. Conan è ancora dubitante, perché non è convinto delle sembianze di Jody e afferma di sospettare di altre due persone. A fine caso, Jody afferma che le abilità deduttive di Eiji sono come quelle di Shinichi Kudo, e quando lei apre l'armadietto dei medicinali in bagno, vediamo diverse foto che lei aveva nascosto, tra cui una di Eiji e Shinichi durante la recita scolastica, e una di Ran e Conan con soprascritto rispettivamente Angel e Cool Guy. Dopo aver visto una partita di calcio con Detective Boys, Ai ed Agasa, Conan chiede a quest'ultimo se ha trovato informazioni su Chris Vineyard. Agasa rivela a Conan che la prima volta che Chris è stata vista in pubblico è stata durante il funerale di sua madre Sharon, avvenuto un anno prima.
i giornalisti hanno iniziato a riempire Chris di domande riguardo la sua vita privata e lei ha risposto con una sola frase: "A secret makes a woman woman", con un sorriso in faccia. Inoltre, Agasa aggiunge che durante il funerale, catturata da delle telecamere, è stata notata la presenza di una famosissima attrice giapponese, ma nessuno si ricorda di chi è. Non ci sono evidenze per collegare Chris agli uomini in nero, ma Conan sa che si troverà contro un nemico molto pericoloso se i suoi sospetti si riveleranno corretti. Non appena sente nominare la parola Dio, a Ran appaiono ricordi confusi di Shinichi, Shui Shakai e Sharon Vineyard. Lo stress causato dai ricordi, aggiunto ad una febbre pesante, fanno svenire Ran, che inizia a ricordarsi di un traumatico evento avvenuto poco più di un anno prima. Ci troviamo a New York, e Ran, assieme a Shinichi e sua madre Yukiko, era andato a New York per assistere allo spettacolo teatrale di Golden Apple. Arrivata al teatro, conosce la famosa attrice Sharon Vineyard, amica di Yukiko, e Ran ringrazia Dio per aver avuto l'opportunità di incontrare una persona così famosa. Ma Sharon appare visibilmente disgustata dalle menzioni di Dio, dubitando della sua esistenza, e aggiungendo che nessun angelo le ha messo il riso. Visto che Sharon e Yukiko sono grandi amiche, perché in passato hanno preso insieme lezioni di travestimento dal padre dell'attuale Kid, nonché Toshi Kuroba, dà il permesso a lei e ai due ragazzi di entrare nel backstage per incontrare il cast prima dello spettacolo. Mentre camminano nel backstage, un'armatura cade dall'alto e quasi uccide una delle attrici, che viene salvata dall'intervento di Ran. Per ringraziarla, Sharon dà a Ran il suo fazzoletto e se ne va salutando Yukiko e gli altri. Durante l'esibizione, uno degli attori muore. Con l'aiuto di Shinichi, gli investigatori risolvono il caso e arrestano il colpevole, ovvero l'attrice che Ran aveva salvato poco prima. Lei chiama Ran Angelo e la ringrazia per averla aiutata a compiere l'omicidio. Quando escono dal teatro, Yukiko avverte Shinichi e Ran della presenza di un pericoloso serial killer giapponese dai capelli lunghi che gira in zona. Gli dice di recarsi in hotel con un taxi, mentre lei si reca alla stazione di polizia per l'interrogatorio. Durante il tragitto, il fazzoletto di Sharon vola via dal finestrino, quindi Ran e Shinichi escono per cercarlo. Shinichi lo vede appeso a delle scale di emergenza di un edificio abbandonato, quindi dice a Ran di aspettarlo nel taxi e va a recuperarlo. Nel mentre che Ran ripensa le parole di Sharon e della criminale che ha salvato, un uomo dai capelli lunghi e dall'aria sospetta si avvicina a lei. Ran rimane paralizzata dalla paura, non riesce a muoversi. Il tassista che le stava accompagnando fugge via. L'uomo si avvicina a Ran e le chiede se ha visto un uomo giapponese sospetto dai lunghi capelli argentati in zona. Timidamente Ran risponde di no e l'uomo la incita ad andarsene via velocemente perché il serial killer si aggira nelle vicinanze e se ne va accompagnato da altri uomini. Ran entra nell'edificio abbandonato per cercare Shinichi. Mentre sale le scale antincendio, trova davanti a sé un uomo giapponese dai lunghi capelli argentati che stava fuggendo. È lui il serial killer. L'uomo dice a Ran che se vuole incolpare qualcuno per la situazione in cui si trova, deve incolpare Dio, nel mentre che mette il silenziatore nella sua pistola, pronto a spararle. La ringhiera arrugginita in cui il killer si era appoggiato si rompe e lui è vicino a cadere da una grande altezza, quando Ran passa all'azione e salva il criminale, afferrandogli la giacca mentre era in caduta e Shinichi l'aiuta a tirarlo su. Lui domanda perché loro abbiano salvato serial killer che stava per ucciderli. Shinichi risponde che non è necessaria una ragione. Ci sono tanti motivi per uccidere una persona, ma non ce ne deve essere per forza uno per salvarla. L'uomo rimane colpito dalle parole del giovane e, ferito, risparmia la vita ai due, così possono tornarsene a casa. La mattina seguente, Yukiko dice a Sharon per telefono che il killer è stato trovato morto per suicidio, mentre Sharon le chiede di dire a Ran che aveva ragione. Gli angeli esistono e ce n'è uno anche per lei. A Ran passa la febbre e si risveglia in ospedale, realizzando che è stato durante quel caso a New York che lei ha iniziato ad innamorarsi di Shinichi. In più, si ricorda che l'uomo dei lunghi capelli neri che aveva incontrato a New York non era altro che Shui Shakai e si ricorda il logo che uno dei suoi compagni aveva sulla schiena, ovvero quello dell'FBI.
Il giorno dopo, Ran, parlando al telefono con Conan, che utilizza la voce di Shinichi, ritorna sul caso e dice che l'uomo dei capelli argentati è stato ritrovato morto, forse per suicidio. Conan non è convinto e anzi, pensa che qualcuno che girava in zona lo abbia ammazzato e insabbiato la scena per farlo sembrare un suicidio. Per questa prima parte della saga di Belmont è tutto. Ci vediamo presto con un prossimo video.